Finalmente si è sbloccata anche l'ultima trattativa lunghissima che c'è stata in questi mesi per quanto riguarda la Serie A. Teun Koopmeiners sarà un nuovo giocatore della Juventus. Domani arriverà a Torino per svolgere le visite mediche e finalmente l'olandese, dopo tira e molla, dopo un'estate piena di problematiche con l'Atalanta, che all'inizio doveva vendere il giocatore. Vista la promessa che aveva fatto l'anno scorso, poi aveva cambiato idea. Il giocatore, però, nel frattempo non aveva cambiato assolutamente la sua idea, nonostante la vittoria dell'Europa League, voleva assolutamente lasciare l'Atalanta. E alla fine, dopo tre certificati medici, la volontà assoluta del giocatore di andare via, 302 offerte della Juventus differenti, alla fine l'Atalanta ha dovuto cedere completamente e alla fine l'olandese sarà un nuovo giocatore bianconero con Thiago Motta, che quindi aspetta il suo trequartista per andare a formare un centrocampo completamente nuovo e fortissimo. Beh, a tutti ragazzi da Frantuf. Prima di guardare il video vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di lasciare like, di commentare e condividere il video per supportare il canale. Vi ringrazio in anticipo. Parliamo velocemente di cifre: 53 milioni più 3 di bonus, più altri 3 di bonus dovrebbero essere, oppure 52 milioni più 7, queste dovrebbero essere più o meno le cifre effettive che andrà a pagare la Juventus per prendere appunto Teun Koopmeiners, una cifra comunque molto molto elevata per un giocatore che però la Juventus aveva adocchiato dall'inizio di questa sessione di calciomercato e a cui la Juventus non avrebbe fatto a meno in nessun caso, perché l'unico giocatore che non aveva, diciamo, un piano B forse era proprio Teun Koopmeiners. Nel piano di gioco di Thiago Motta tutto il centrocampo doveva essere sorretto, la tre quarti doveva essere sorretta per forza dal giocatore dell'Atalanta, di cui l'allenatore italo-brasiliano si è completamente innamorato e che voleva assolutamente la Juventus per fare la Juventus un salto di qualità in quella posizione. L'olandese, che a quanto pare allo stesso tempo aveva assolutamente voglia assoluta di cambiare aria e voglia assoluta di Juventus, visto che durante l'anno si è parlato, durante l'estate si è parlato anche di un'offerta rifiutata di Koopmeiners da parte del Liverpool, perché appunto voleva assolutamente vestire i colori bianconeri e alla fine anche lui ce l'ha fatta. Teun Koopmeiners arriva alla Juventus e va a formare con Thuram e con Douglas Luiz un centrocampo completamente nuovo per la Juventus, ma soprattutto un centrocampo fortissimo, un centrocampo con delle riserve importanti, perché se abbiamo visto Locatelli e Fagioli in queste prime due partite giocare una meraviglia entrambi, e bisogna dirlo, con Thiago Motta sicuramente stanno cercando di dare un contributo importante. Fagioli, che nella stagione della rinascita, e stessa cosa per Locatelli, che deve assolutamente riprendersi dopo delle stagioni assolutamente a dir poco non esaltanti. Nel frattempo però la Juventus continua ad acquistare centrocampisti, continua ad acquistare centrocampisti di enorme qualità, dopo che la settimana scorsa erano arrivati gli altri due esterni che possono dare qualità sulle fasce. Adesso arriva il trequartista, il fulcro del gioco che voleva assolutamente Thiago Motta. Questo giocatore è quello che deve fare il salto di qualità e deve far fare il salto di qualità alla Juventus. La Juve ci ha scommesso tantissimo su questo giocatore, che negli anni all'Atalanta ha fatto vedere cose a dir poco straordinarie, grandissime qualità sia in fase difensiva sia soprattutto in fase offensiva. Un tiro meraviglioso, lo conosciamo perfettamente. Negli anni ne abbiamo parlato tantissime volte, ne abbiamo parlato quasi sempre bene di questo giocatore, che adesso alla Juventus punta a far tornare la Juventus nei posti che le spettano e far tornare la Juventus anche a vincere campionati e avvicinarsi a magari ritornare a giocare anche nelle competizioni più importanti, ai massimi livelli, arrivare in fondo alle competizioni importanti. Perché questo è il tipo di mercato che è andata a fare la Juventus, è andato completamente a rifare la squadra dell'anno scorso, perché rispetto alla squadra dell'anno scorso adesso c'è ipoteticamente nella ci sono effettivamente nella formazione tipo tanti giocatori diversi, perché dal centrocampo in su ci sono Thuram, appunto c'è Douglas Luiz, Koopmeiners, sulle due facce ci dovrebbe essere Nico Gonzalez e il Diz, poi anche con Seisao.
potrebbe arrivare un altro esterno, si sta parlando insistentemente nelle ultime settimane, comunque negli ultimi giorni, soprattutto di Jadon Sancho, su cui la Juventus sembra in qualche modo ancora in vantaggio rispetto alle altre, ma bisogna dire che la Juventus quindi con Giuntoli ha voluto fare una vera e propria rivoluzione, quello che ci si aspettava assolutamente con il cambio di allenatore, e adesso, nonostante comunque nelle prime due giornate non abbia avuto Thiago Motta tutti questi giocatori, perché praticamente Thuram l'ha avuto alla prima e poi si è fatto male, Lucas Luiz non l'ha utilizzato perché non era ancora al 100% rispetto agli altri, ha utilizzato solamente come nuovo, diciamo un po' di più, ha utilizzato Cabal, e effettivamente però la Juventus anche con dei giovanissimi come Mbangula, come Savona, comunque delle scoperte importanti, è riuscita a portare a casa due risultati importantissimi nelle prime due giornate, e adesso con l'arrivo anche di questi nuovi giocatori bisogna vedere quanto effettivamente un altro acquisto nuovo che ha fatto la Juventus, che ha giocato le prime due partite, è Di Gregorio, che è il portiere che era a sostituire un Wojciech Szczęsny che nelle ultime ore ha annunciato l'addio al calcio giocato, portiere 34enne che probabilmente è ancora obiettivamente più forte di moltissimi portieri che fanno i primi anche in giro per l'Europa, ma lui ha deciso comunque di ritirarsi. Onore ad una grandissima carriera, secondo me, di un grandissimo portiere, spesso anche troppo sottovalutato per quanto forte, non ha fatto rimpiangere del tutto, perché non rimpiangere completamente l'addio di Buffon alla Juventus è impossibile, però comunque è stato sicuramente un degno erede, e adesso per Di Gregorio comunque c'è una bella responsabilità, quella di non far sentire questo cambio in porta per la Juventus, perché Szczęsny comunque il cambio da Buffon a lui non l'ha fatto sentire troppo, perché ha giocato comunque delle grandissime stagioni a Torino. Tornando quindi a noi, quindi la Juventus ha fatto utilizzare come giocatori di movimento nuovi soprattutto Cabal, e comunque con la consapevolezza di avere dei giovani effettivamente molto molto forti e già abbastanza preparati, perché Mbangula sarà un giocatore che secondo me rimarrà a questo punto nettamente dentro la prima squadra dopo le prime due giornate, non giocherà secondo me titolare tutte le partite, perché la Juventus ha fatto degli investimenti importanti per far arrivare con Cesao, per far arrivare Nico Gonzalez, potrebbe arrivare anche Sancho, quindi sicuramente i minuti saranno di meno, ma ricordiamo che la Juventus ha tantissime competizioni, la Juventus dovrà fare anche la Champions League quest'anno, quindi non è come l'anno scorso, e quindi i minuti anche per Mbangula arriveranno, e secondo me saranno anche tanti, e faranno effettivamente crescere questo giocatore che già nelle prime due giornate ha fatto vedere cose non interessanti, ma a di più. Quindi la Juventus chiude per Theo Koopmeiners, acquisto meraviglioso e importantissimo per la Juventus, per cercare finalmente di fare quel salto di qualità a centrocampo che manca effettivamente da troppi troppi anni, e tutti questi acquisti a centrocampo potrebbero fare effettivamente muovere sia Locatelli sia Fagioli per farli effettivamente fare un salto di qualità, per cercare di giocare con più continuità, visto che adesso ci sono tanti giocatori davanti a loro e dovranno cercare di riscalare le gerarchie. Fatemi sapere un po' nei commenti voi cosa ne pensate di questo acquisto di Koopmeiners, e se in questo momento secondo voi la Juventus ha in rosa il primo / secondo centrocampo di tutta la Serie A. Fatemi sapere un po' nei commenti voi cosa ne pensate. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di lasciare like, di commentare, di condividere il video, di andare in descrizione dove ci sarà il canale TikTok dove usciranno tutti i video per quanto riguarda gli assunti della Serie A, notizie di calciomercato, consigli su Fantacalcio e tanti altri video riguardanti il mondo dello sport. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!